Tanto tempo fa, in un posto lontano lontano, esisteva un luogo in cui il sole accompagnava le onde e in cui il mare cullava la luna. Sì, questa è la mia terra. E non esistono parole per descrivere dei posti, ma solo emozioni. Ci chiedono informazioni. Tanto tempo fa, proprio come ora. Quando ero piccolina venivo qua a Capocolonna con la scuola. Insomma, stavamo alla colonna, ai tempi si poteva toccare la colonna di Capocolonna, era bellissima. E mi è dispiaciuto molto non poterla toccare, un po' come ho fatto quando ero piccolina, perché comunque mi ricorda dei momenti molto belli. Ci sono dei posti qui in Calabria, soprattutto a Crotone, che sono veramente meravigliosi e vale la pena di vederli. Adesso stiamo scendendo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale ed ecco qui sono con mio cugino Francesco che sta guidando. Ci troviamo in Calabria, in questo video vi farò vedere le meraviglie della mia terra. Francesco tra l'altro è bravissimo, farà tutte delle riprese particolari con il drone. Abbiamo una GoPro, abbiamo anche dei droni proprio per fare delle inquadrature aeree e farvi vedere un po' che cosa c'è di bello nella nostra terra. Io sono molto emozionata, Francesco sta guidando quindi non mi può parlare. Presto si presenterà anche lui e vi farà vedere che cosa combina con il suo drone, perché lui è proprio un dronista. Che drone abbiamo? Abbiamo un Mavic Pro 2. Detto? Mavic Pro 2 DJI. Lui lo sa pronunciare, io no. E poi vabbè, abbiamo una GoPro Hero 7. Hero 7 che ci accompagnerà nelle nostre riprese e quella con cui sto riprendendo è una Canon G7X, quindi diciamo quelli che sono un po' più esperti della tecnologia e vogliono avere informazioni, quindi guardate questo video perché sarà una bomba, ragazzi. Vabbè, registra, dai. Ciao ragazzi, guardate dove siamo. Abbiamo appena posizionato la telecamera su un palo perché stiamo per entrare in uno dei posti bellissimi qui in Calabria. Ci troviamo a Capocolonna. Ci avviciniamoci. Qui ci saranno delle riprese paura, ricordatevi di mettere un pollicino su e di attivare le notifiche e noi vi facciamo vedere delle cose belle. Dai Francesco, con la mano davanti insieme a me. Uno, due, tre. Passiamo su un viale. Qui c'è un viale bellissimo. Mio cugino già si è messo dietro con la GoPro che mi segue. Non so che riprese ci saranno, ma pazzesche. C'è un sole che spacca le pietre e la Calabria è meravigliosa, ragazzi. Mi ha già soffiato. E da questa parte cominciano già a vedersi le rovine, mentre di fronte a noi c'è proprio la colonna di Capocolonna che andiamo a vedere. Un posto storico. Pensate che c'è stato un periodo che non facevano avvicinare più le persone alla colonna perché c'era stato un atto di vandalismo, se mi ricordo bene, ero più piccolina. C'è un vento pazzesco perché siamo sul mare. Bellissimo. Siamo arrivati alla colonna di Capocolonna. Giornata di sole! Adesso stiamo andando a vedere la chiesa ed il mare che è dall'altra parte. Ah, che bello! Qui praticamente c'è una villa abbandonata. Non è casuale che rintocca quando entriamo. Guardate che bello. Il quadro originale della Madonna ancora non c'è. No, è al Duomo. È al Duomo, però c'è una piccola Madonna di Capocolonna lì. Fa un caldo, ragazzi, guardate la mia pelle. Il mare. Io
stavo cadendo sugli scogli. Per fortuna sei entrato, dai. Però sono uscite delle riprese paurose. Paurose, raga, la Calabria è bellissima. Mettete subito un like, vero Fra? Subito, ora, ora. Che costume. Che avventure che stiamo vivendo qui in Calabria. Da una cosa e l'altra mi sono buttata nell'acqua. Ore 4:13. Sveglia all'alba per fare video vlog. C'è ancora buio qua. Non so perché mi sono portata gli occhiali da sole, forse in previsione di una luce a breve, ma c'è un buio pazzesco. Raga, solo per questo dovete mettermi un mi piace, sono nell'oscurità. Città di Crotone senza nessuno in giro mi fa un certo effetto, soprattutto la mattina presto. Mi sa che questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Tra l'altro bellissima, è completamente vuota, completamente, siamo in centro tra l'altro. Qui mi fa ridere che sto andando da mia zia che si è svegliata tipo alle 4. Mi devi dire cosa cazzo ci fai sveglia, che ti avevo detto di dormire. Io? Che faccia bella così, finisci su web, ma... Perché stai ridendo? Per tua mamma. Perché? Perché ti ha detto di lasciare la macchina a scuola con tutti. M'ha fatto fare pure i chilometri appena. Con un déjà vu, eccoci in macchina. Ma non so perché non mi metti a fuoco stamattina, perché c'è poca luce. Questa è la passerella, sono le 5 di mattina, 5 e un quarto dai forse, e a breve ci sarà una bellissima alba, diventerà ancora tutto molto più rosso e io mi sento accarezzata dal sole di mattina. Svegliarsi la mattina presto e vedere queste meraviglie, cioè, non ha prezzo. Adesso torno a casa e sono molto contenta di questa giornata, ci siamo svegliate presto, è stato bellissimo. Un posto in cui puoi correre, fermarti, abbandonare i tuoi pensieri e prenderti cura di te stesso. Un posto in cui torni indietro nel tempo, tra le rovine di un tempo mai perduto e preservato. Quel posto si chiama casa.